25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. In Liguria su 855 casi solo in 135 denunciano. Legalità mi piace, iniziativa di Confcommercio per far crescere la cultura nelle imprese. Celebrata ieri la festività liturgica della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Comunità di Pignone, associazione Real Flavor a sostegno del reparto di terapia intensiva neonatale. Un weekend da vivere in città con fattorie in piazza e sapori e mestieri. E buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con le notizie del TLS Giornale. Partiamo dalla cronaca oggi pomeriggio, intorno alle 17.50, alle 18, sopra Bonassola, a Montaretto, un ragazzo di 16 anni è caduto in moto riportando una ferita alla coscia destra. Sul posto è intervenuto il Delta 3 e il giovane è stato portato all'ospedale di Lavagna in codice giallo. E ieri sera a Sarzana, in località Bradia, i carabinieri, al termine di un prolungato servizio di osservazione, hanno arrestato un ventenne proveniente dalla provincia di Massa. Il giovane è stato colto in flagranza dagli investigatori a cedere dosi di cocaina a due coetanei del luogo. Comparso stamattina davanti al giudice che ha convalidato l'arresto, il ragazzo è stato inoltre destinato all'obbligo di dimora fuori dalla provincia della Spezia e all'obbligo di firma presso i carabinieri del luogo ove è domiciliato. E sempre a Sarzana i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli a carico di vari soggetti che infastidivano gli automobilisti che stavano cercando parcheggio nel piazzale di un centro commerciale. Tra i soggetti controllati, i militari hanno rintracciato una 37enne al cui carico è emerso un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Spezia. Una volta accertata la correttezza dell'identità, la donna è stata tradotta presso il carcere femminile di Genova per l'espiazione della propria condanna. Sono state 855 dal gennaio del 2017 ad oggi le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza liguri. In 700 hanno effettuato un primo colloquio di valutazione con le operatrici dei centri e di queste 414, circa la metà, hanno proseguito il percorso fino ad una presa in carico vera e propria. Infine sono state solo 135 a denunciare la violenza subita alle autorità competenti. Da aprile del 2015 ad agosto del 2017 sono pervenute richieste di informazioni sanitarie al fine delle procedure giudiziarie da effettuare in relazione a 209 persone per le quali risultano complessive oltre 1.300 accessi in pronto soccorso. Di queste persone 28 sono minori. A questi dati va aggiunta la parte sommersa del fenomeno, ovvero le donne che non trovano la forza di chiedere aiuto o denunciare le violenze subite. Per questo è fondamentale da un lato mantenere il sostegno dei centri antiviolenza, dice l'assessore alle pari opportunità della regione Ilaria Cavo, e dall'altro proseguire la collaborazione tra istituzioni mettendo in campo anche iniziative di sensibilizzazione e di formazione a sostegno concreto delle donne. Per aiutare il percorso di uscita dalla spirale di violenza, Regione Liguria ha stanziato un importo di 137.000 euro per l'autonomia abitativa e lavorativa delle donne attraverso contributi che verranno dati alle imprese che le assumeranno. E anche l'UDI della Spezia organizza un'iniziativa questo venerdì in provincia in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, un momento anche per fare il punto per quel che riguarda questi reati sul nostro territorio. Sentiamo il servizio di Laura Ivani con le immagini di Paolo Carozzi. L'UDI della Spezia organizza per questo venerdì una giornata in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, un'occasione di approfondimento e anche per ribadire di quanto di questi temi bisogna ancora parlare. Sì, come tutti gli anni la nostra associazione organizza il 25 novembre, che quest'anno sarà il 24 perché le nostre rappresentanti saranno a Roma invitate dalla Boldrini come rappresentanti dell'UDI della Spezia. Ci sarà tutta l'UDI nazionale e ci teniamo molto a questa giornata per sottolineare e continuare a sensibilizzare le persone su questo tema che purtroppo è sempre attuale. Nel 2017 alla Spezia la situazione qual è?
Allora, la situazione della Spezia è in linea con la situazione nazionale, ovvero fortunatamente ci sono meno casi che si rivolgono alla nostra associazione rispetto a violenza fisico-psicologica rispetto alle donne. Però indubbiamente è sempre alto il livello di attenzione, perché è vero che è diminuito il numero delle donne che si rivolge a noi, però è vero che purtroppo manca sempre questa parte di maggiore sensibilizzazione, possibilità di coinvolgere, di essere sempre presenti, perché poi è tutto il discorso della prevenzione sul quale noi abbiamo sempre puntato molto, insomma. Quale sarà allora il programma della giornata di venerdì? Sì, il 24 noi saremo presenti nella sala del CAMEC dalle 16 in poi e presenteremo il libro di Daniela Tesconi, che è un'impiegata del comune di Arcola e una giornalista. E il suo libro è La linea del destino ed è un libro che parte dall'attualità per raccontare una storia di donne. Si tratta di tre donne che attraversano i secoli ed è una storia incentrata sulla violenza e sulla forza delle donne nell'affrontare questa violenza ed uscire da questa situazione. Parleremo del libro insieme ad Isabella Cavallari, che è una blogger che appunto si occuperà della presentazione di questo libro. Sarà presente anche la psicologa e psicoterapeuta Sara Viola, che è una nostra ospite fissa, nel senso che è già stata presente in provincia, ha già collaborato con noi ed è estremamente sensibile a questi temi. E ci saranno degli intervalli musicali che saranno appunto presentati da Sabrina Brozzo. E sempre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, domani, giovedì 23 novembre alle 9.30, il Consiglio Comunale della Spezia si riunirà per una seduta straordinaria in sala Dante. Mentre venerdì alle 14.30 nella sala della provincia della Spezia si svolgerà il convegno La forza della rete nel contrasto alla violenza, organizzato da ASL 5 Spezzino assieme al Comune della Spezia e IPASV. Una buona notizia in rosa che riguarda l'economia: nel terzo trimestre del 2017 le imprese femminili attive in Liguria sono state lo 0,1% in più rispetto al 2016, il saldo positivo di 110 unità risulta quasi il triplo rispetto al 2016, con un andamento in costante crescita dal 2013. Alla Spezia le imprese femminili attive sono il più 0,8%, il 32% delle quali opera nel settore del commercio. Il 18% delle imprese rosa lavora invece nel turismo e il 12% nei servizi per le imprese. E parliamo sempre di economia. Per analizzare e denunciare l'entità e le conseguenze che i fenomeni illegali hanno sull'economia, Confcommercio e Imprese per l'Italia della Spezia ha proposto anche quest'anno l'iniziativa Legalità mi piace. Per noi il servizio di Selene Ricco con le immagini di Davide Morina. Ieri la giornata nazionale di legalità mi piace, oggi la discussione dei dati emersi dall'indagine di Confcommercio sui fenomeni criminali a livello locale. Dati liguri in linea con quelli nazionali. Rispetto al 2015 non c'è stato un peggioramento ma nemmeno un'inversione di tendenza. Il dato negativo è quello relativo alla percezione di insicurezza, che purtroppo è rimasto stabile. Il dato principale è la percezione di insicurezza, che dal 2015 ad oggi non è calata e è sempre alta. La percezione, che ha detto anche del ministro Minniti, è più importante dei dati tendenziali e dei dati ufficiali, in quanto che l'insicurezza mina la voglia di intraprendere e mina quindi gli investimenti, quindi rallenta fortemente l'economia. Le altre due piaghe sono l'abusivismo e la contraffazione. A causa di questi due fenomeni il nostro paese perde 21,8 miliardi all'anno di fatturato, mettendo a rischio 131.000 posti di lavoro. Tra i dati regionali di distinguo rispetto a quelli nazionali, la tendenza della Liguria a non armarsi e a investire piuttosto sulla sicurezza privata. A livello ligure l'insicurezza è al pari di quella nazionale. Tendenzialmente la Liguria
punta ad ottenere un maggiore inasprimento della pena, a una certezza della pena, sono due dati che in Liguria emergono fortemente, mentre c'è un fatto culturale positivo che è la tendenza a non armarsi, cioè il Ligure, l'imprenditore Ligure per la propria difesa non si vuole armare. Questo è un dato importante in quanto che significa una certa fiducia nelle forze dell'ordine. I dati elaborati da questo studio sono in linea a quelli emersi anche dal Ministero dell'Interno. Ecco, cos'è che emerge, quali sono anche le preoccupazioni principali dei cittadini? L'indagine della Confcommercio denota un indice di percezione sulla sicurezza dei commercianti in linea sostanzialmente con gli anni precedenti, e quindi non c'è un innalzamento della preoccupazione. Il dato è abbastanza confortante sul piano del rintraccio dei rei, dei colpevoli, e può alimentare quel maggiore conforto, o perlomeno quella maggiore sicurezza percepita da parte dei commercianti stessi. Chiaramente l'azione delle forze dell'ordine deve essere sempre e comunque accompagnata da un'azione corale di tutte le istituzioni, ma mi sento di dire anche di tutti i cittadini. Ognuno deve sapere fare la propria parte, nessuno si può chiamare fuori. E ieri sera nell'antica chiesa di San Francesco, nell'ex convento all'interno dell'arsenale, i carabinieri hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell'arma. Ad officiare la celebrazione il vescovo diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, per noi il servizio di Italo Lunghi. Celebrata ieri sera presso la cappella adiacente il comando carabinieri all'interno dell'arsenale militare, la Santa Messa, in occasione della Virgo Fidelis, patrona dell'arma. Presenti le autorità civili e militari, la celebrazione è l'occasione per manifestare il forte attaccamento e la fedeltà all'arma dei carabinieri di tutte le sue componenti, in attività e in quiescenza, sintetizzabile nella citazione «Carabinieri sia per sempre». Il tema della fedeltà è stato più volte richiamato dal vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti nell'omelia, pronunciata nel corso della Santa Messa, concelebrata con il cappellano militare Don Maurizio Galeotti. È una fedeltà che si costruisce giorno per giorno, certo dono di Dio nella potenza della sua grazia, ma anche accoglienza volenterosa e voluta da parte di Maria. Ecco che bello pensare che in fondo Maria oggi ci parla di questa fedeltà, ci dice che la fedeltà è un valore, anzi ci dice che la fedeltà si deve ancorare nel valore, perché allora, veramente allora, è fedele ed è servizio ad ogni uomo. E diventa per noi modello, modello di un cammino, modello di un servizio, modello di una relazione nuova fra di noi e con gli altri. Al termine della celebrazione, il saluto ai numerosi convenuti del comandante provinciale Gianluca Valerio e un ringraziamento particolare al vescovo. Le sue parole rimarranno indelebili nel ricordo di questa celebrazione che i carabinieri conserveranno nella memoria. Signor prefetto, autorità, gentili ospiti, grazie della vostra presenza che sottolinea la vicinanza all'arma. La celebrazione di quest'anno vuole rendere omaggio al lavoro dei carabinieri del comando provinciale, ma attraverso il luogo in cui ci troviamo di tutte le specialità dell'arma presenti in città, tra cui il comando carabinieri per la Marina, di cui saluto deferentemente il comandante, colonnello Alberto Pinati, ringraziandolo per essere venuto da Roma a festeggiare con noi quest'oggi, e dei carabinieri forestali, cui va il mio affezionato e grato saluto nella loro prima Virgo Fidelis. Il saluto è esteso all'Associazione Nazionale Carabinieri, in particolare al generale Giulio Castellani, presente alla cerimonia. Un ricordo anche alla giornata degli orfani dei carabinieri, che l'arma tutela e sostiene negli studi con paterna dedizione. Poi il ricordo della battaglia di Kulkwalberg, combattuta dal primo battaglione in terra d'Africa, terminata il 21 novembre del 1941, a seguito di atti eroici che hanno determinato il conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dei carabinieri. Venne scelta questa tra le mille gesta per simboleggiare la fedeltà suprema dell'arma nel tributarle la Vergine Maria quale patrona, sin dal 1949, quando Papa Pio XI pose l'arma sotto la protezione della Madonna, invocata come Virgo Fidelis, per porre in evidenza il dono della fedeltà nell'adempimento delle funzioni. Nella fedeltà, noi carabinieri intendiamo implicitamente confermare
il proposito di attendere con lealtà e costanza la nostra missione, nel rispetto della giustizia, nella comprensione delle persone, nella dedizione alla salvaguardia della dignità e del benessere dei cittadini. Di questi valori dovremo essere custodi, resistendo ad ogni approssimazione che ci allontani dall'obiettivo. Onori ai carabinieri. Grazie. Guido Mellei, consigliere del gruppo Leali La Spezia, è l'ospite di questa settimana della trasmissione Tamburo Battente di Riccardo Soltani e Serenzo Raffaelli. Vediamo una piccola anticipazione della trasmissione. L'amministrazione comunale Mellei punta molto sulla ristrutturazione di Piazza del Mercato. È uno dei progetti che il sindaco Peracchini aveva presentato in campagna elettorale e ora sta consultando i commercianti e i cittadini per arrivare a avere un mercato diverso da quello attuale. Lei come lo vede questo progetto? Beh, vedo intanto l'idea giusta di un confronto, punto. Poi ho sempre detto che forse sarebbe bene prima ragionare sul contenuto della piazza che non sul contenitore, cioè è importantissimo la struttura chiusa, aperta, bella o brutta, ma soprattutto su cosa vogliamo ci sia in quella piazza, e deve nascere da un confronto chiaro con gli operatori, con l'associazione di categoria, ma soprattutto con gli operatori. Penso che il futuro della Piazza del Mercato, che è una cosa importantissima per il commercio spezzino, debba anche andare verso una differenziazione qualitativa che oggi non sempre c'è, perché i consumatori oggi sono fatti più esigenti e si rivolgono anche ad altre fonti di approvvigionamento per il cibo come per altre cose. E quindi ragionerei molto su che modello immaginiamo all'interno, quali funzioni ricche e variegate possono essere portate dentro la piazza. E poi dopo la struttura esterna. È certamente un tema importante, ce ne sono anche tanti altri. Ecco, cosa può fare Mellei, una forza d'opposizione all'interno del Consiglio Comunale, per cercare di incidere sulle scelte dell'amministrazione? Beh, può certo portare il proprio contributo di idee, libero, chiaro, trasparente, incalzare, stimolare, senza scandalismi, con stile, con garbo, però anche senza dover rinunciare al proprio ruolo, facendo proposte, lanciando delle occasioni anche di confronto istituzionale in Consiglio Comunale, con le interpellanze e le mozioni, ma anche al di fuori. E questo è un ruolo che come lista Leali a Spezia ci siamo dati, come gruppo consigliare con Roberto Centi, quello di riavviare un dibattito in città, che in questi anni, gli ultimi anni, è stato un po' sopito e c'è stato anche poi, devo dire, insomma, proprio un po' poco confronto in generale. E dal sindaco Peracchini cosa si aspetta? Beh, mi aspetto intanto una cosa, maggiore autorevolezza, maggiore autonomia nei confronti della regione, perché a volte si leggono troppi segnali un po' telecomandati. Mi aspetto che batta il polso laddove sia necessario, sui temi della sanità per esempio, e mi aspetto anche una minore diffidenza, maggiore volontà di confrontarsi a viso aperto con realtà come la nostra, che non hanno nulla di male assolutamente contro né il sindaco né la giunta, però vogliono anche parlare del presente e del futuro della città. L'intervista completa a Guido Mellei questa sera alle 21.30 su Teleliguria Sud. La Brettella Santo Stefano Magra Ceparana, al centro di un'interrogazione regionale di Battistini, liberamente Liguria, all'assessore alle infrastrutture Giacomo Gianpedrone. Battistini esprime forti perplessità sull'opportunità dell'impresa. Per noi l'intervista raccolta da Italo Lunghi, le immagini sono di Raffaele Maulella. Ancora al centro del dibattito la Brettella tra Santo Stefano e Ceparana. Sì, abbiamo portato ieri un'interrogazione proprio sulla Brettella Ceparana-Santo Stefano e sulla sua inutilità. Questa è la nostra posizione. Quella Brettella non sa da fare perché è come se costruissimo un casello autostradale ma senza l'autostrada. Cioè un'opera, una cattedrale nel deserto senza le opere accessorie. E questo non lo dice Francesco Battistini, ma lo dice anche uno studio tecnico approfondito della provincia della Spezia. Infatti l'allegato al PTC della provincia di Spezia dice che quell'opera, o meglio inserisce quell'opera nell'ultimo scenario di priorità sulla viabilità, o meglio sulle opere di miglioramento della viabilità in provincia. Dice tra l'altro che quell'opera, se tutte le altre degli altri scenari precedenti, quindi che hanno una priorità maggiore, fossero realizzati, quell'opera porterebbe un 300 metri all'ora di beneficio sulla velocità media di percorrenza, velocità commerciale media di percorrenza. Quindi, a fronte di una spesa di 13,5 milioni di euro, noi avremo un beneficio di 300 metri
però se tutte le altre opere fossero realizzate, cosa che oggi non è così. Mancano ancora tantissime opere da realizzare, manca per esempio la terza corsia autostradale da Santo Stefano a Viareggio, manca quella che è la variante Cisa, manca il potenziamento di Bonviaggio, manca il casello di Beverino, mancano tutta una serie di opere e quindi la bretella Ceparana-Santo Stefano cosa farebbe? Andrebbe a caricare di ulteriore traffico quella che è la Cisa e andrebbe a penalizzare ancora di più quello che è il quartiere della Macchia, già oggi pesantemente sotto scacco proprio del traffico veicolare retroportuale, quindi un traffico veicolare pesante. Il Rio Maggio desta preoccupazione nel comune di Arcola a causa del tombinamento lungo il percorso urbano di Romito Magra. Il sindaco del comune lancia l'SOS alla provincia e alla regione, ma senza risultato. Vediamo il servizio. La frazione di Romito è attraversata dal canale Rio Maggio. La frazione di Romito è una delle frazioni più popolose del comune di Arcola e l'amministrazione comunale ha assolutamente consapevolezza di cosa rappresenti l'attraversamento di un centro abitato da parte di un canale che tra l'altro è tombinato nella sua parte terminale e a cielo aperto nella parte più a monte. Gli interventi che sarebbero necessari per rendere minore il rischio derivante da questo corso d'acqua sono di notevole, rappresentano livelli e valori economici molto importanti. Al di là della competenza di chi dovrebbe fare questi interventi e l'amministrazione comunale ritiene che non sia sua competenza diretta questa, ma al di là di questo chiunque affronti queste problematiche ha bisogno di avere una disponibilità economica importante, quindi è necessario che concorrano tutti gli enti al raggiungimento dell'obiettivo, intendendo per gli enti la provincia per la parte che riguarda la viabilità e la regione per quello che riguarda la difesa del suolo per la parte del canale. Per la parte a cielo aperto del canale la competenza è anche in questo caso deve essere un po' valutata. Sicuramente non si può tirare fuori la regione per quello che riguarda la difesa del suolo, sicuramente non si può tirare fuori la provincia perché comunque le sponde sono nell'incarico ai frontisti, quindi una delle due sponde ha come frontista la provincia, l'altra invece ha come frontisti i privati. La parte in basso è della difesa del suolo, quindi della regione. Siamo tutti insieme uniti nell'obiettivo di modificare la situazione e l'assetto idraulico di questo canale. Chiaramente come amministrazione abbiamo degli obblighi verso la nostra cittadinanza. Il piano di protezione civile è uno degli elementi che sicuramente abbiamo affinato in questo ultimo periodo, proprio specificatamente per la frazione di Romito Magra. Abbiamo fatto anche altri interventi di messa in sicurezza, diciamo, del territorio e delle persone. Il Comitato Amici di Fezzano ha organizzato per domani sera un'assemblea pubblica sul tema dei parcheggi e la loro reale necessità. Sentiamo di più dalle parole di uno degli organizzatori. Fezzano, si riparla di parcheggi e si riapre anche un po' il tema e la problematica. Certo, questo è un fatto abbastanza curioso perché a Fezzano abbiamo già un grosso complesso, un grande garage, che crea anche grossi problemi all'amministrazione perché molti sono invenduti e quello che era il business che si doveva fare in realtà si è inceppato per strada perché molti box sono invenduti. Adesso c'è la nuova proposta di fare altri 270 posti auto, il che è abbastanza singolare perché non esiste questa necessità di questi posti auto a Fezzano. Oltretutto la cosa molto interessante è questa, che la zona del campo è una zona di interesse archeologico e non solo, ma c'è anche un grosso problema che riguarda il deflusso delle acque. I vecchi del paese ricordano ancora il canale che fiancheggiava la strada
e che addirittura c'era un ponticello sopra. Ora queste acque sono state tombate, l'eventuale tombamento dell'area, oltre ai problemi archeologici, che problemi creerà, quali saranno le difficoltà che andremo incontro, ma soprattutto a chi servono questa quantità enorme di parcheggi. Certamente non servono ai fezzanotti, per i quali è assolutamente impossibile avere così tante macchine da mettere a posto. L'altro passaggio importante è questo: come si fa a pensare di costruire un campo di calcio con sotto ben 270 macchine che scaricano? Praticamente vuol dire condannare l'inquinamento a Fezzano, che era una situazione veramente insostenibile. Se ne parla in un incontro pubblico appunto organizzato e promosso per i cittadini. Esatto, se ne parlerà domani sera in un incontro pubblico e a questo fine ritengo importante ringraziare tutti coloro che sono intervenuti su questo argomento, in particolare l'associazione Poseidonia, che a Fezzano e alle Grazie e a Porto Venere è molto attiva. Avete avuto una visita importante e particolare la scorsa domenica. Certamente, è venuto il critico d'arte Vittorio Sgarbi, un gesto importante perché ha visitato la chiesa di San Nicola, ha visitato la scuola del Fezzano, che è una scuola molto bella, uno degli ultimi monumenti del ventennio, che sarebbe una grande occasione per Fezzano, un'occasione importante per creare lavoro, creando ad esempio un ostello, una casa di riposo, una qualunque cosa, ma cedere questo immobile e trasformarlo con un progetto di social housing è veramente una cosa che al paese non dà niente ed è una mancanza assoluta di progettualità. La Spezia, città dell'Europa, è il titolo della tavola rotonda che si svolgerà venerdì alle 10.30 nella sala Pozzoli di Confindustria alla Spezia. L'evento è organizzato da ANCE Giovani. Il servizio di Jacopo Cidale e le immagini di Sergio Diofili. Venerdì, in occasione del decennale di ANCE Giovani della Spezia, un convegno sul futuro della città. Sì, sarà l'occasione per confrontarsi con i rappresentanti giovani del mondo associativo su come dovrebbe proiettarsi e cambiare a livello urbanistico la città della Spezia per proiettarsi in una dimensione di città innovativa ed intelligente. Ecco, con la nuova amministrazione della Spezia si apre una nuova fase, diciamo. In occasione della recente competizione elettorale, ANCE La Spezia ha presentato un documento a tutti i candidati a sindaco dove presentava una serie di proposte volte a proiettare la città della Spezia verso una dimensione più internazionale, innovativa, cercando di rimodellare quello che a livello urbanistico è un po' troppo tempo che non viene preso in considerazione. Al riguardo verranno analizzate alcune iniziative ed alcune proposte e ne discuteremo con i rappresentanti Degli altre associazioni. Chi parteciperà a questo tavolo e dove sarà? Verrà organizzata presso la Sala Pozzoli in Confindustria La Spezia e alla tavola rotonda saranno presenti i rappresentanti del mondo associativo. Per l'industria Sara Filippetti, per il commercio Sabrina Canese, per quanto riguarda il mondo della cooperazione Roberta Cibò, per l'artigianato Giulia Arrabito e per quanto riguarda gli ordini professionali Michele Codeglia. Alle 10.30 a Sala Pozzoli presso Confindustria La Spezia. Un percorso di solidarietà durato 2 anni che accomuna la comunità di Pignone con la Fondazione Real Flavor ha permesso che l'ospedale Sant'Andrea potesse acquisire un macchinario destinato alla terapia intensiva per i neonati. Per noi il servizio di Giorgia Rossi con le immagini di Daniele Rabuazzo. La donazione di una somma di denaro del Comune di Pignone tramite l'associazione di volontariato Real Flavor ha aiutato l'ospedale Sant'Andrea della Spezia ad acquistare un lettino neonatale. Real Flavor è un'associazione che aiuta da tempo il reparto di pediatria dell'ospedale per l'acquisto di attrezzature utili come una sonda per il cuore e poltrone per l'allattamento al seno. Perché avete deciso di promuovere questo progetto? Perché Pignone è un paese, una comunità che ha un grande cuore. Quando c'è bisogno di solidarietà, Pignone c'è. In questo caso ci ha toccato anche da vicino perché comunque è un intervento che va a favore dei più piccoli, quindi della pediatria e dei bambini che comunque hanno difficoltà. E io ringrazio la mia comunità per lo sforzo che ci mette sempre, che anche in questa circostanza ha dato prova di grande cuore e di compattezza anche per una ottima causa come questa. Che valore ha questo progetto per voi?
Allora, la nostra associazione nasce nel 2010 con lo scopo di aiutare i bambini sia finanziariamente che come appoggio morale, bambini colpiti da gravi malattie. Aiutiamo anche pagando spese per le terapie che non riescono a sopportare. E in più riusciamo con i nostri eventi tipo Mentana Rock Benefit e altri a comprare attrezzature per la pediatria di Spezia, pediatria e neonatologia di La Spezia. Dopo tanto tempo noi abbiamo donato già una sonda ecocardiografa, abbiamo donato un macchinario a luci ultravioletti che serve per curare l'itero senza separare il bambino dalla mamma ed è servito per curare anche una bambina evitandogli la trasfusione di sangue. Abbiamo donato 3 poltrone per l'allattamento al seno. Che valore ha questa donazione per lei, ma soprattutto per il suo reparto? Allora, per me è un valore grandissimo. Ci tengo a dire che il valore è aggiunto dal fatto che è una donazione da parte della città e della provincia. Per il reparto è un'offerta in più che possiamo dare ai nostri neonati, è un lettino particolare che può servire per eseguire alcune procedure, ma anche per l'assistenza normale, ma soprattutto per eseguire alcune procedure in sicurezza con determinate caratteristiche come previsto dalla legge. Conoscere gli animali, assaporare i gusti e i profumi della campagna, questo è lo spirito della nuova edizione di Fattorie in Città, questa domenica in piazza Cavour alla Spezia con produttori, lavoratori e fiera mercato. Per noi il servizio di Laura Ivani. Le fattorie arrivano in piazza alla Spezia con oltre 90 produttori, agricoltura biologica e tanti laboratori. Domenica torna la fattoria in città con l'idea anche di educare la cittadinanza a uno stile di vita più sano. Sono sempre di più infatti i cittadini interessati ad acquistare biologico, possibilmente a chilometro zero. Sì, decisamente, perché l'agricoltura, appunto, soprattutto l'agricoltura della nostra terra, quella cosiddetta a chilometro zero o addirittura biologica, un'agricoltura buona e sana, soprattutto riavvicina l'uomo anche ai tempi della natura stessa, ovvero poter usufruire i prodotti del tempo e non fuori stagione, cosa a cui ormai non siamo più abituati. Una vera fattoria con tanto di animali da cortile e balle di fieno sarà ricreata in Piazza del Mercato in pieno centro storico, con la novità di una zona ad hoc proprio dedicata a laboratori e produttori. Mettiamo la terra sull'asfalto, oserei dire, no? E quindi sarà appunto a disposizione di tutti questo palcoscenico che è quello di Piazza del Mercato, dove produttori, bambini e adulti si incontreranno pronto per conoscersi. E ci sarà la vendita dei prodotti agricoli del nostro territorio, una serie di laboratori importanti creati per i bambini e per gli adulti proprio per riavvicinare il contatto con la terra e con l'agricoltura. Da mattina a sera, tradizionale fiera a mercato e poi attività per bambini in collaborazione con i musei cittadini, le fattorie didattiche, le aziende agricole e le associazioni di categoria. Ci sarà un laboratorio dedicato alla costruzione di spaventapasseri, di un orto biologico e di un bracciale tessuto proprio come nel Neolitico. Si potrà giocare con gli aromi e i profumi utilizzati dagli antichi romani o prendere parte alle numerose iniziative del Teatro di Paglia. In programma anche il battesimo della sella, la rievocazione storica della trebbiatura e la dimostrazione di taglio del legname. Un appuntamento che apre il calendario degli eventi natalizi in centro alla Spezia. Il 24 già si inizia appunto con la cioccolata, il 25 avremo appunto la fattoria e poi via così per tutto il mese di dicembre. Tra gli eventi che possiamo dire già conclusi sarà quello della ballerina sul pianoforte, una serie di eventi di concerti al palco della musica. A questo si uniscono poi le luminarie e tutti gli altri interventi che verranno fatti nel mese. E si svolgerà in Corso Cavour la fiera del cioccolato e dell'artigianato nel weekend dal 24 al 26 novembre, un mercato che accomunerà i cioccolatieri e pasticceri con le loro specialità provenienti dalle regioni d'Italia. Per noi il servizio di Selene Ricco, le immagini sono di Daniele Rabuazzo.
Torna a Sapori e Mestieri stile artigiano, la mostra mercato di artigianato artistico che avrà luogo alla Spezia in Corso Cavour il 24, il 25 e il 26 novembre. La tre giorni è organizzata dalla Confartigianato della Spezia con il patrocinio del comune spezzino e ha come obiettivo quello di promuovere le attività artigianali del territorio. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 24 novembre alle 17. Le novità di quest'anno per le iniziative ci sarà una casetta deliziosa di Hansel e Gretel dell'Associazione Il Borgo Incantato di Bolano in collaborazione con i Sogni di Benedetta. Saranno proprio a fianco allo stand di Confartigianato, sarà dedicato prettamente ai bambini. E le altre novità sono tante, sono tante le iniziative. Quello a cui teniamo particolarmente perché è a cura di Confartigianato Donne e Imprese è per il 25 che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Avremo un incontro con una psicologa, una dottoressa che fa parte, che opera anche con il centro Irene e ci sarà una bella intervista con lei proprio significativa. Anche quest'anno quindi le vie del centro storico della città saranno invase dai maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti dalla Liguria e dalle altre regioni d'Italia che presenteranno le loro specialità e mostreranno al pubblico come si lavora artigianalmente il cioccolato. Ma oltre al cioccolato e ai prodotti di alta pasticceria, la mostra mercato darà un grande spazio all'artigianato ligure e alle eccellenze del marchio di qualità Artigiani in Liguria. In occasione del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'assessorato alla cultura del Comune di Follo presenterà domani il libro di Sondra Coggio, Noi le donne della Filanda. L'incontro si terrà in sala del Consiglio a Pian di Follo alle ore 17 e sarà presente l'autrice. E venerdì 24 novembre torna alla Spezia il Black Friday, una giornata di sconti e promozioni che dà inizio alla stagione dello shopping natalizio, un evento che si ripete ogni anno coordinato dal comitato La Spezia Vivi il Centro e dal consorzio Spezia Centro. I negozi aderenti mostreranno una locandina per essere riconoscibili, l'ondata di sconti sarà dalle 9 alle 19.30. E a Lerici, da mercoledì 29 novembre, inizieranno i lavori di ampliamento della fermata dell'autobus di via Gozzano e del relativo tratto di marciapiedi. La viabilità subirà pertanto variazioni fino al 22 dicembre. Sarà istituito un senso unico di marcia in direzione La Spezia e in direzione Sarzana il traffico veicolare sarà deviato sul lungomare. E giungiamo in conclusione di telegiornale con le previsioni del tempo per domani giovedì 23 novembre, nubi basse diffuse con deboli piogge sparse a levante. Sulla costa sia al mattino che al pomeriggio dunque possibili piogge, l'umidità sarà su valori medio-alti, i venti saranno deboli, meridionali sul levante. Il mare sarà poco mosso, solo localmente e temporaneamente mosso sull'estremo levante. Le temperature oscilleranno da una minima di 11 gradi ad una massima di 17. Questa era la nostra ultima notizia, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.